Buonasera, siamo qui a Buti dentro questo piccolo teatro dove c'è l'angolo del palio del seggio e facciamo due chiacchiere con i capitani. Manca ancora San Nicolao, che ha avuto un ritardo ma arriverà, e vediamo un po' di affrontare questo palio di Buti 2020. Cominciamo, ve li presento volta per volta. Intanto chiamo il presidente del seggio. Buonasera. Allora, buonasera. Ci risiamo ancora? Sì, ci risiamo e siamo pronti, il paese è pronto, la squadra è pronta, stiamo lavorando. Diciamo un po', stasera sono tutti sul percorso, che dobbiamo mettere qualche ritocchino, qualcosina da risistemare, però insomma la situazione è tutto sotto controllo. Certo, è un'impresa questa di Buti, sempre leva, metti e leva in un giorno. È vero, è un'impresa. Io penso che sia uno, da un punto di vista organizzativo, penso che sia uno dei pali più delicati d'Italia, perché 750 metri di percorso cittadino, strada unica per arrivare in paese, accessi da tutte le parti, abitazioni, è chiaro che per allestire una pista come viene richiesto ora come ora, da un punto di vista di sicurezza, è tutto complicato, è difficile. Però siamo pronti. Prego, prego. No, dicevo, siamo pronti. Voglio dire, quanta passione ci vuole per fare questo palio? Tanta. Bisogna essere butesi, solo un butese può sapere queste cose, ma non solo io, anche i capi contradaioli, c'è un qualcosa che è difficile anche da spiegare, cioè bisogna essere butesi proprio, puro sangue, per riuscire a capire cosa ci fa fare questo palio, il tempo, le leticate che facciamo, le discussioni che poi devono sfociare, fortunatamente, spero, ma fino ad ora sono sempre sfociate poi nella discussione abbastanza civile, quindi ecco, anche fra di noi poi sì, si discute, però poi insomma la passione che ci tiene insieme ci fa sì che poi tutto finisca in una bolla di sapone, ecco. Ce l'avamo lasciati l'anno scorso il dopo palio, sì. No? E ora si ricomincia da zero, sì. Quanto aiutano le contrarie, quanto aiuta questo palio il paese di Buti? Proprio in vari termini. Allora, sicuramente penso che da un punto di vista anche commerciale, di visibilità, tantissimo, 100%. È ovvio che noi come seggio, come comitato organizzatore, senza le contrarie non siamo niente. Cioè noi abbiamo organizzato una cena itinerante l'altra settimana che senza le contrarie non si poteva fare. Però le contrarie sono mosse, cioè, qui si è portato 1.000 o 2.000 persone in paese, capito? Cioè, oltretutto si è dato da mangiare a questa gente, quindi, però ripeto, per ritornare al discorso di prima, la passione è tanta e ci porta poi a fare anche delle cose che a cose normali, cioè, ma te sei matto, cioè, ma chi te lo fa fare? Questo è il secondo anno? Questo è il secondo, sì, ci hanno mandato per 3 anni, speravo di rispettarlo perché è dura, sono un po' vecchietto, comincio a avere i capelli bianchi. Però via, la squadra quest'anno è una squadra tosta, io penso di aver fatto da un punto di vista di ragazzi un bel lavoro, tutti ragazzi giovani, perché lo spirito d'appartenenza, io sono un contradaiolo da una vita, cioè, quindi di un contradaiolo non è come quello del seggio, cioè lo spirito d'appartenenza di una contrada è più forte. Farlo crescere anche all'interno del comitato organizzatore è un problema, anche perché contrada c'è un risultato, una soddisfazione, una festa. Qui c'è solo beghe, lavoro e sperare che vada tutto bene. Però dai, in fondo poi anche la soddisfazione di vedere anche un palio come l'anno scorso e vedere ancora questo palio di quest'anno con dei cavalli così importanti, anche quello è un motivo di soddisfazione. Ma scherzo, cioè, ho visto il parquet, è favoloso, cioè, penso che sia forse fra i migliori, secondo me, io l'ho detto a Fucecchio, dico questo è il palio vero siamo noi, nel senso che, perché questo è un palio vero, nel senso che quello che ci si mette dentro, è chiaro che anche ognuno tira l'acqua al suo mulino, è chiaro, però voglio dire, noi per fare un palio si muove il mondo. Grazie, poi ci risentiamo poi, complimenti. Da chi partiamo? Da chi si parte? Vediamo. Dalla croce,
mi metto gli occhiali, se no non vedo niente, ahimè. Renzo Indiani. Sì. Buonasera. Buonasera. Io sono... sì, ok, buonasera. Niente, io sono il capo contrada, diciamo, fra virgolette. Si presenti, no? Ah. Perché è la prima, il primo anno, certo, giusto? Sì, sì, mi chiamo Renzo Indiani, abito a Buti da 34 anni, non sono nativo di qui, vengo da un paese qui vicino, da Ponzacco. E niente, la passione dei cavalli io l'ho avuta da quando sono nato, non è che Buti mi ha fatto diventare un passionista, l'ho sempre avuta, ho avuto questa fortuna di venire in questo bel paese dove questa passione è aumentata, per cui mi sono messo in contrada lì alla Croce, ormai sono 35 anni, i vari ruoli, commissione tecnica, passioni eccetera, presidente, sagre, tutte queste cose qui che si vive in contrada, e dopo tanti anni fra virgolette di pressione dei miei ragazzi, li chiamo miei ragazzi perché penso di essere un po' il babbo di tutti ora, sono tutti ragazzi giovani, e quindi ho deciso di fare questa esperienza, ma la vita, io sono uno che la vita la vive così. Come si dice, in moto dietro la curva non sai mai cosa c'è, per cui ho provato questa esperienza, all'inizio ero un po' titubante, a una scena fra capi contrade lo dissi subito, loro sono testimoni, io sono anagraficamente più grande però c'ho da imparare da voi perché tantissime cose non lo sapevo, però sinceramente sono tranquillo, sta andando bene, via, ad ora sono contento di aver fatto questa scelta. Capito? Siamo rimasti con la scuderia più avanti. Sì. E siamo tornati al Fantino che ha vinto il Palio 2 anni fa. Sì, esatto. Come siamo tornati da Fiori? Allora, per quanto riguarda la scuderia, noi abbiamo sempre, da quando si è vinto nel 2017 con Alessandro Fiori e Buonantonio, praticamente ci siamo legati a livello di amicizia, proprio è nata anche un'amicizia, penso persone serie per quello che ci riguarda, altri che ci hanno avuto a che fare, penso confermino almeno questa scelta che dico io, persone... ci si fida così, brave, senza problemi, disponibili, quindi abbiamo confermato loro per il quarto anno quest'anno. Abbiamo confermato Tiepolo che l'anno scorso Alessandro per motivi di lavoro non poteva, diciamo, essere qui di locazione più che altro perché non era in Italia, e abbiamo montato Michel che, come ho detto l'altra volta, siamo stati contenti per 2 anni, è venuto col Grigio e con Tiepolo. È andata come è andata, siamo arrivati terzi, uno può anche dire ma arrivi terzo, no, abbiamo creduto che secondo noi questo cavallo meritava, non dico chance, non so se è la giusta, ma come ci è piaciuto l'anno scorso, non c'è stato nessun dubbio, dopo 2 settimane avevamo già confermato questo cavallo, anche colgo l'occasione per ringraziare Michel perché... tutto sommato ricordiamoci Michel Puzzo, sì, Michel Puzzo, certo, ricordiamoci che ha allenato 2 vincitori. Michel ha allenato 2 vincitori, penso onore a lui, quindi siamo stati contenti di avergli dato 2 anni di opportunità per difendere, diciamo, i nostri colori, poi si sa, le corse, Camillo lo sa meglio di me, lo sai come si sono. Per quanto riguarda Alessandro, con Alessandro c'è sempre stato un rapporto, anche lui, anche quando per motivi è andato via all'estero per lavoro, ci siamo sempre sentiti, in contrada si è trovato bene, poi capisci bene, primo anno vinci, è chiaro che la cosa, insomma, ti rende un attimino più attaccato. Qui alla Croce penso sia trovato bene, come penso in tutte le contrade, poi insomma io parlo della mia, in casa degli altri non ci vado. Il rapporto è sempre rimasto ottimo, capito? E per cui al momento che poi lui si è liberato da certi impegni, è tornato in Italia eccetera, è capitato questa opportunità e l'abbiamo contattato e niente, abbiamo confermato a marzo, addirittura a marzo, preciso che insomma a marzo aveva già confermato un'accoppiata. Per quanto riguarda noi della Croce è stato un record, speriamo sia un record che ci appaghi, vediamo. Volevo dire, dimmi. Prima qui 35 anni sta qui a Buti, sì. I ragazzi hanno chiesto di farlo, ma ora poi quando è arrivato a farlo il capitano, il capo contrada, come sì. Si dice a Buti, sì. Quanti giramenti di balle? No, non tanti, sono sincero, per come sono io no, pensavo peggio all'inizio, ti dico la verità, anche perché io già 8-9 anni fa ero stato abbastanza pressato, fra virgolette, in amicizia, prova, dai, è una vita che ci sei. Scusa, ti interrompo, ma insomma un babbo che è parecchio vicino a giovani, che, mi pare di capire. Sì, sì, come carattere sì, io penso di avere questo dono, riesco a stare con tutte le età, non ho grossi problemi, sono come l'acqua.
si adatta bene. Poi è chiaro, ho i miei difetti, i miei modi di vedere le cose, però non ho problemi. Anche in contrada ho messo alcune persone giovanissime, fra cui un rappresentante del Teggio, che secondo me sta facendo un lavoro egregio. Sono stato bravo, ci ho indovinato, non lo so, però ad ora i frutti vengono portati, per cui sono contento. Mi sono circondato di gente che, ex capi contrada, che insomma bene o male sapevano già certe cose, qualcosina mi dicano, giustamente, perché insomma non è che l'anzianità anagrafica ti fa essere bravo, eh? È la pratica nella vita, eh? Lo sai come funziona. Insomma, la vedo abbastanza però, positivo. Sì, 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 da questo lato qui. Vabbè, in bocca al lupo e grazie. Grazie, viva il lupo. Ora sentiamo anche a questo punto anche Fiori, che lui mi dice sempre odio parlare. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, sei tre pali hai corso, giusto? O due? Questo domenica è il terzo. Come ti trovi dalle regolari a venire qui? Poi la prima volta è stata subito positiva, ha vinto. Sì, mi trovo bene, mi sono divertito. È andata meglio di così, non poteva andare. Sei tornata alla croce, sei a casa? Sì, sto bene, ha già detto tutto Lorenzo, non mi sembra. Meglio di così, meglio di così. Se li puoi parlare, ti garba però fare questi pali, queste corse qui. In Sardegna come va? Ma in Sardegna, guarda, ti dico la verità, le ho fatto qualcuno quando ero ragazzino, però ultimamente no. Ho fatto questo perché giusto era con la sella. Basta. Sono trovato bene. Senti, mi hanno detto che eri all'estero. Diciamo un po', all'estero eri andato a lavorare all'estero, a montare? Sì, lavoravo in Spagna per un paio d'anni, sono stato lì. Com'è la Spagna? Come? Visto parliamo di fare, ma parliamo anche di vivere in Spagna. Com'è l'ambiente in Spagna? Di avanti? Dei cavalli belli, un paese di bello, un paese in crescita, e sta venendo avanti tutto, le corse, si vive bene. Senti, il livello dei cavalli qui è molto alto, qual è quello che ti dà più pensiero? Non ho capito. Il livello dei cavalli è molto alto, qual è quello che ti dà più pensiero dei cavalli? Che dici è da battere? Da battere sono da battere tutti, e poi, non lo so, domenica si vedrà tutto. C'è anche l'avversario. Ah beh, assolutamente, infatti sono da battere tutti. Le batterie facili non sono, credo che non sia facile per nessuno. Si sono preparati tutti. Quindi Sei preparato anche te, Bruto? Ci siamo preparati tutti in generale. E domenica si vedrà tutto. Vabbè, in bocca al lupo. Grazie. Ti do un po' davvero che so che. Vediamo poi che andiamo all'avversario. Andiamo all'avversario, a San Francesco. Eccolo qua, Leonardo Cavallini. Sì, sì, ciao. Sì, ciao, buonasera a tutti. Solito pantino e cavallo nuovo, al debutto a Buti, Bangkok. Sì, abbiamo rinnovato la fiducia a Cristiano e abbiamo invece puntato su una novità a livello di scuderia e di cavallo. Poi sarà la fortuna a stabilire se ci abbiamo indovinato o no, quello si vedrà solo domenica. Quanti anni non vince San Francisco? Sono già tanti, sono 10 anni. 10 anni? Sono tanti, sì, siamo sulla strada buona per diventare anche noi una bella vecchietta. E niente, purtroppo negli anni accadono cose che vai per sfortune, vai per incidenti, per sbagli anche, perché bisogna ammettere a volte anche quando si commette gli errori. E gli anni si accavallano e quindi si fa presto da 1 a diventare 6, 7, 8, 10. Niente, si spera di aver fatto le scelte giuste quest'anno di poter dire la nostra. Come siete arrivati a Bangkok? Ma niente, diciamo che non abbiamo intrapreso subito una strada diritto su un cavallo. Ci siamo guardati intorno e abbiamo valutato vari soggetti. Poi naturalmente insieme a Cristiano abbiamo deciso di soffermarci su un paio di soggetti e di scegliere quello che più interessava, più carte a lui, ecco. E quindi abbiamo intrapreso la strada di Bangkok e siamo andati avanti. Sinceramente ho trovato una bellissima scuderia, persone davvero brave, quindi si spera nel meglio. Poi ci abbiamo l'avversaria. Sì, l'avversaria ce n'è una, ma poi alla fine sono tutte, perché
non l'abbiamo in batteria insieme, però comunque devi combattere con tutte, quindi è difficile, un pari molto difficile perché la qualità quest'anno è veramente alta. Quindi non lo so, chi vince, chi sbaglia meno, chi avrà più fortuna, non lo so, boh. Quanto girate fra tutti a Pepe Destiavalli le corse, tanto, eh? È una domanda che non va fatta alle mogli perché sennò fiori, eh? Perché sennò ti parecchio perché per chi ha una passione come noi ogni scusa è buona, perché pali ce ne sono a bizzeffe qui in in tutta Italia, quindi si gira a destra e a sinistra con la speranza di trovare sempre il soggetto giusto. Tante volte vai, vedi il palio, ti diverti, ma è difficile tornare a casa con la scelta fatta. Però insomma si gira parecchio, di chilometri se ne macina parecchi. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Andiamo, se vieni Cristiano Di Stasio. Eccoci, buonasera. Abbiamo parlato, questo Bangkok era riempito l'occhio. Sì, è un cavallo che ho visto già nella finale di Fucecchio, che mi ha lasciato una buona impressione. L'ho cercato e una volta che mi ci sono trovato bene l'ho voluto. Lo reputi abbastanza veloce? Abbastanza. Perché in fondo viene a palla, però sai, qui conta, i primi metri sono fondamentali. Speriamo che domenica parta anche. Come tutto enigmatico, fa l'enigmatico davanti a Triano, se te non sei enigmatico, fa furbo. Pure lo so che lui ha. Non faccio il furbo, l'hai visto, il cavallo è sotto l'occhio di tutti, l'hanno visto tutti, vediamo domenica cosa si inventa. Quanto ti è cresciuto da quando sei cominciato ad andare a lavorare? Abbastanza. Abbiamo intrapreso con lui il rapporto più o meno a fine settembre, il cavallo è migliorato di giorno in giorno. Arriviamo a domenica che siamo pronti. Secondo te qual è la caratteristica migliore di Marco? Ma per ora c'ha la potenza fino in fondo, la salita non ci arrivo che manca, anzi, dovrebbe dare il meglio addirittura. Te quanti pali hai fatto? 5 domenica al sesto. Mai vinto? No, però tanti secondi. Secondi è un macello. Anche troppi. Questa è la volta buona? Speriamo. Tanti in bocca al lupo. Grazie. Ecco qua il capitano della Piovania. Ora arriva il capitano Ladrone. Capitano Ladrone del Rio. Del Rio. Buonasera. Hai rubato il fantino a... Rubato. Per quello, Ladrone. Nessuno ruba niente a nessuno. Abbiamo un anno di tempo per sceglierci un'accoppiata, ognuno fa le sue scelte, noi facciamo le nostre. Se i proprietari e i fantini accettano, meglio così. Sei tornato su Violetta? Sì, l'anno scorso è stata un po' una scommessa. Dopo l'infortunio di Porto Rosi a 10 giorni dal palio, abbiamo, diciamo, pelato questo jolly e abbiamo detto chissà se preparandola per un anno dimostra ancora di più dell'anno scorso. Tutto da dimostrare, però ci abbiamo una scommessa nostra, più ci abbiamo messo sopra un fantino che la conosce, che lavora in scuderia, quindi abbiamo chiuso il cerchio così. Quanti anni è che vince Fioria? Dal 2014 con Silvano. Vi siete scambiati i fantini? Vincitori. Speriamo di aver monopolizzato anche quest'anno la piazza. Poi, boh. Senti, è terzo anno, capitano? Terzo anno, sì. Primo anno con Simone è sempre in piedi, lo scorso anno con Simone e Violenta e quest'anno con Gavino e Violenta. Simone e Fenu. Sì, è qua. Loro ci stanno guardando, se lo sanno. E quindi... Poi ha lasciato per Simone per andare da Gavino, ma c'è un rapporto già esistente. Che ti ha detto Eddie quando gli ha rubato il partito? Che ha detto? Peggio per me, meglio per te. Senti, quanto è difficile far capitare? Non è difficile, è impegnativo. Ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, però è... Diciamo è la passione che ti permette di portare avanti tutto con un po' meno fatica di quello che veramente è.
perché è faticoso comunque. Da come la vedete, quale deve essere il pregio che deve avere un capoforza? Assolutamente la pazienza, il tempo e un po' di organizzazione personale. Secondo me, come anche gestire una contrada, non è più come una volta che facevi il tuo giro nelle scuderie, sceglievi il cavallo, arrivavi la domenica al palio, era tutto bello, finito così. Ora le associazioni sono complicate da gestire, sono piccole società a livello burocratico, commerciali, insomma c'è un lavoro impegnativo anche da quel punto di vista lì, e bisogna sapersi organizzare per gestire tutta l'annata. Vabbè, bocca al lupo, grazie. Viva il lupo. Vieni, Davino, vieni, pepita d'oro, la pepita d'oro che rubano. Buonasera, buonasera. Questo Busi per te è diventato casa ora? Oh dai, sì dai, ci abito anche, quindi ormai sono di casa, dai. E casa ci ha fatto a posto? Sì dai, mi è andata bene in questi 2 anni, ho trovato 2 cavalli, Bon Mario e Qui Pro Quo, che non hanno bisogno di presentazione, mi hanno permesso di fare tutto, dai. Piano piano si diventa anche un pantino da palla. Con l'esperienza, beh, montando fa esperienza, e cerchi di prendere da tutti i colleghi e tutto, impari qualcosa. Senti, qual è qui la parte più difficile del palio di Busi, nella corsa parte? Ma sicuramente la partenza, dai, qui se parti avanti hai già il palio, diciamo, quasi in tasca, e la partenza è molto fondamentale. E quando ci parli la corsa 3? No, io qui ne ho fatti con questo il settimo. Settimo. E hai vinto Ho fatto 4 secondi e 2 primi. Domani. Qui però il secondo si fida del bischero. quindi. No, bene, dai. Sono contento. Sono delle belle esperienze. Sì. Poi se vai in Sardegna lì c'è Babbo che è fantastico. Sai, la famiglia, gli amici, quando vai in Sardegna. È sempre bello, dai, tornare a casa. Bene, allora, grazie, in bocca al lupo anche a te. Grazie. Vediamo di passi, no? Vediamo la croce, San Michele. Eccolo qua. Verrazzi. Marco. Sì. Marco Verrazzi. Sì. Siamo tornati a Cucinelli, dopo l'ultimo che aveva vinto, vero? Sì, ha vinto per noi nel 2015, un palio dopo 21 anni di digiuno. E quindi come si fa a non cercare di riportare il palio, chiamando magari Angelo a darci una mano? Per Pinocchio aveva detto andava in pensione e smetteva con l'ultima volta a corso, io me ne ricordo. Sì, però è bastata una telefonata di pochi minuti che subito l'ho sentito che aveva voglia di tornare, perché insomma Buti Angelo c'è stato diversi anni. Brigantes. Brigantes. Che ti devo dire, è un cavallo, dico così, un cavallo da palio. Da strada soprattutto. Da palio, i pali si corrono su strada e noi a Buti corriamo il palio su strada, abbiamo cercato di portare un cavallo che faccia un buon palio da strada. Quanti anni, capitano? Questo è il secondo. Allora, ancora siamo, abbiamo fatto il palio con Topalli l'anno scorso? Sì, abbiamo fatto un palio l'anno scorso con Topalli, anche l'anno prima, e poi l'anno scorso di comune accordo abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Adrian, c'è un rapporto anche di amicizia extra palio, però anche lui mi ha detto che preferiva magari altri tipi di palio, e si sa tutti la sua bravura. Diciamo non correndo a sella, è 3 anni che vince la classifica Fantini, quindi è bravo, diciamo, magari in un'altra tipologia di corso. Invece fa il capitano 2 anni, strade, fatica, lui ha detto di lì la pazienza. Secondo te qual è la caratteristica di avere invece un capo contrada? Oltre alla pazienza, quella sicuramente ci vuole. Allora, intanto ci vuole una famiglia, anche come ha detto Leonardo, molto paziente, una moglie, figli che insomma ti seguono. Io fortunatamente ho anche la moglie che segue
però abbiamo girato tanto. E noi quest'anno siamo andati a scegliere non in zona qui, siamo scesi giù nel Romano e quindi i chilometri ne abbiamo macinati tanti. Speriamo di raccogliere la soddisfazione. Noi pensiamo di aver fatto un bel lavoro. Benissimo, grazie e in bocca al lupo. Viva il lupo. Eccolo qua, Pinocchio. Come dire, fatti dire che i capitani sono tutti Pinocchi, Cucinella. Ciao, mi hai detto buon pensione, poi invece ecco di qua. Quest'anno, 2 anni ho smesso a non venire, anche pure perché ci sono sedimenti sangue, io sono un po' fuori di questo tipo di cavalli. Poi quest'anno ha chiamato San Michele, mi ha dato questa possibilità e si è ritornato. Che ti ha detto per convincere? Niente, ha detto se volevo venire, si provava un po' in giro durante l'anno, dice decidi se vuoi venire, si è fatto un po' un giro e abbiamo preso un accordo. Brigante se lo conosci bene. Brigante se l'ho montato a Loreto, ci ho vinto pure, penso che lo conosco. Cavalli da latte per la strada, veloce? Ma secondo me sì. Ho fatto questa scelta perché secondo me si adatta bene sulla strada. E allora dobbiamo dire, ti puli in bocca al lupo e vediamo che viene fuori. Quanti pari hai fatto te? Io qua ne ho fatto 17, domenica 18, divento maggiorenne. Te sei detto maggiorenne ha vinto, io mi sono detto maggiorenne ma non ho vinto. Che, quanti te invece quanti l'ha vinti? 4. Dove? 2 a San Nicolao, 1 a San Francesco e 1 a San Michele. E lo ora proviamo quello di domenica. Un grande in bocca al lupo. Crepi il lupo. Ti lascio per l'ultimo, ma prendiamo anche vedi, capitano. Eccolo va. Buonasera. Sì. Allora, come si presenta questa storia? C'hai un Matilla. Hai preso Simone Feno, un peso piuma. Niente, che vuoi sapere? No, la cavalla, a parte tutto, secondo noi si è comportata molto bene in questi 2 anni che è venuta a Buti, quindi diciamo ci sembrava superfluo andare a cercare altri soggetti. Poi soprattutto, non so, da quando abbiamo parlato con Simone, diciamo che è stato lui che voleva montare quella cavalla, quindi insomma siamo trovati subito d'accordo, quindi è stato semplice lavorare in un'unica direzione. Monterisa ha voluto fare quel palio e poi ha smesso. Sì, Marco è stato, diciamo, non so, per noi ci ha dato una mano lo scorso anno perché è stata una cosa un po' improvvisa, non era preparata. Quindi in pochi mesi si è presentato e secondo me ha fatto anche un bel palio. Nulla da rimproverare, chiaramente l'esperienza era il suo primo palio e niente, dai, purtroppo non è andata bene, però ripeto, nulla da rimpiangere, nulla da rimproverare. Com'è combattere con l'aggeggio? Io amo l'aggeggio il TTA. Niente, Giovanni è una persona speciale, molto preciso nelle sue cose che fa, molto sempre pieno di cose da fare, cioè in un'ora di tempo ne fa 2000 e poi via, non si ferma mai, quando va da lui veramente c'ha una contraria dietro l'altra, insomma è un porto di mare casa sua, è diventata con i cavalli, poi adesso ha anche 20 cavalli, quindi non è semplice mandare avanti tutto. Comunque una persona speciale, insomma, con noi si è sempre dimostrato disponibile e serio, anche perché quest'anno insomma ha fermato la cavalla subito dopo il palio di Asti proprio per prepararla per questo palio qua. E quant'è che sei abita? È il 4º anno questo. E è molto dura. Perché poi l'ascensione della nonna? L'ascensione della nonna perché è dal 2005. Eccolo il capitano di San Nicolao, ciao. No, nulla. E noi siamo la nonna perché è dal 2005 che non vinciamo, quindi sono 15 anni. È dura fare il capo contrada, però hai anche le soddisfazioni nel vedere comunque delle persone che ti seguono. Poi questa per noi, diciamo, ora vabbè, siamo arrivati negli ultimi 3 giorni, però è la settimana più bella di tutto l'anno. Questa settimana veramente vedi tanto attaccamento da parte delle persone che ti stanno più vicini. Io non sono butese nemmeno io, come diceva Marenzo, mi ci hanno messo qua, sì. Tutta colpa della moglie. La moglie invece è butese. La moglie è butese e quindi niente, ma sono qua e perciò ecco, non può brontolare se ci sono poco per via della contrada, perché anche lei comunque la segue la contrada, insomma.
sono qua grazie a lei. E come la vive uno che non è butese? Perché questa è una bella storia, insomma, qui c'è da farsi un bel... c'è da fare, insomma. Chi non è stato a Buti o chi non ha vissuto un paese magari piccolo come Buti, con il palio molto importante che sta diventando, soprattutto sempre di più negli ultimi anni, non può capire questa sensazione. Adesso credimi che sono 10 anni che sono qua a Buti, difficilmente ne farei a meno, sì. Dico la verità, perché comunque c'è, basta andare in piazza, parli solo di palio. E chiunque trovi, ok, domenica siamo tutti nemici, batterie, recuperi, finale, però subito dopo, insomma, vai a bere, a fare una bevuta, la cosa bella secondo me è questa, e fa bene al paese questa cosa qua. Qual è la cosa che ti piace di più del palio? Ma mi gradirebbe vincere, ma non ho ancora provato. Ma a parte il vincere, no, dici... qual è che ti piace di più? Della vita del palio, della contrada? Della vita del palio, della contrada, un po' tutto. Perché prima l'ha detto Francesco, non è più andare a cercare il cavallo e portarlo a correre, ma è parti da una sagra, andare comunque a cercare il fantino, a cercare il cavallo, fare cena in contrada, la cena della vigilia, messe, gli impegni sono veramente, veramente tanti, e quindi niente, lo fai perché ti piace. Ti deve piacere tutto, secondo me, se no sarebbe veramente, veramente duro andare avanti. Bellissimo. In bocca al lupo anche a te, doveroso a tutti, cioè da parte mia. Simone, vieni. Ciao Simone. Simone Fenu, da Pevania siamo andati a definire piacevolmente l'ascensione. Come ti trovi? Benissimo, benissimo. La cavalla? Sta bene. Io sto bene. Sì, ma parla però. Mangia da sola. Mangia da sola, non c'è bisogno tu li imbocchi. No. Questo è il tuo terzo palio. Sì. Non me ne è il terzo. O Matilla l'ha voluta te per forza? Che proprio l'hai scelta te, Matilla? È una cavalla che avevi piacere di montare. Qual è la cosa che ti piace di più di Matilla? Che ti ha fatto decidere di montare su lei? Ma dai, come si è comportata questi anni? Comunque è una cavalla che anche l'anno scorso volevo montare. È svelta, cioè tutto. E te, secondo te, il cavallo che ti dà pensiero? Batteria, dici? Tutte e due, sono dei bei cavalli tutte e due. Ti ha pure veloci? Molto. Vabbè, tra questi per farli parlare, ragazzi, bisogna avere, tirarli con le pizze, bisogna avere. Benissimo, allora, dai. Che ci facciamo? Un bel in bocca al lupo anche a te? Un crepi il lupo. Okay. Grazie, Camillo. Grazie. Vabbè, è arrivato, prendiamo l'ultimo arrivato, senza il fantino però. Il fantino momentaneamente impegnato, purtroppo abbiamo avuto un piccolo inconveniente, fra l'altro anch'io non sapevo di questo incontro, e quindi io sono venuto via, il fantino purtroppo non si è potuto liberare. Eventualmente lo rintervisterai domani sera, insomma. Senti. Che la regga io. Vai, come vuoi. Hai preso quel grigione. Come ci sei arrivato a prendere quel grigione? Ma diciamo. Vanaglio da Cloia. Sì, chiaramente. Diciamo a Lulo, sennò. Diciamo che la scelta è stata una scelta ponderata che abbiamo fatto insieme a Virginia. Abbiamo provato diversi soggetti nel periodo estivo e autunnale, e quello che ci è piaciuto poi fondamentalmente di più, e che secondo noi era più attinente per le caratteristiche di Buti, era questo cavallo. E a Virginia è piaciuto, a noi anche, speriamo che insomma che faccia ciò che... Ok. Speriamo che oltre a piacerci, che sia domani anche, dopodomani, che sia anche, insomma, che dimostri quanto ci è piaciuto. 2 anni che vince l'avversario. Quanto... donna... poi dopo l'ultimo lo lasciati.
Sì. Due anni che vince la rivale. Scusa se mi troppo. Sì, che sì. Poi la cosa fantastica è che dopo hanno vinto, vanno dentro la cesrate della rivale a San Giovanni e gli tocca stappare anche lo spumante. Beh, non solo dentro la società, ma è successo anche sotto le finestre di casa mia, quindi... Una tortura. No, diciamo che il bello del nostro palio è quello che ci differenzia poi da tutte le altre manifestazioni, in quanto a Buti quello che prevale, al di là poi della competizione agonistica, al di là poi del risultato sportivo, poi è la goliardia che c'è fra le persone, no? Cioè il bello del nostro palio è che comunque è una cosa che viene fatta, è vero, disturba che la rivale vinca, però comunque sotto un certo punto di vista il rendere omaggio e ricevere gli omaggi da parte della rivale è il bello della nostra manifestazione, cioè da noi non c'è quella credine, a volte anche quella violenza che c'è che si vede a volte in altri pali. Noi magari da noi prevale lo sfottò, prevale la presa in giro, prevale questa parte qui che forse è anche un po' più sana rispetto a altri pali di questo genere. Infatti il palio di Buti è bello perché ha la sua identità e non vuole assomigliare a nessuno. Io credo che i pali infatti devono avere la propria identità, no? I corazzamenti vanno bene. Sì, in realtà il nostro palio nasce in maniera diversa rispetto a tanti altri pali storici, cioè il nostro è una disfida fra persone all'inizio più che fra contrade, le contrade sono nate in un secondo momento, è più una cosa che una tradizione nostra popolare, cioè non è una battaglia storica come c'è magari in altri pali, come viene ricostruita in altri pali, ma bensì è una sfida sportiva a tutti gli effetti. La nostra storia dice che comunque nell'Ottocento i nostri paesani, dopo aver mangiato e bevuto il giorno di Sant'Antonio, si sfidavano in una corsa. Quindi non è una battaglia, è una corsa fra persone. Senti, quanti anni è che non vince San Nicolao e che sei capitano? Sì? Capo contrada. Allora, noi non vinciamo dal 2009. E per me questo è il terzo mandato. In contrada mia hanno avuto buon cuore, diciamo così, perché dopo due vittorie della rivale riconfermarmi non è stato facile, però loro sono fiduciosi anche io. A Virginio come ci sei arrivato? Era uscito, aveva fatto bene in provincia. Virginio, come ho scritto anche nel discorso che poi è sul Depiland del Palio, ci siamo arrivati perché comunque come Fantino rispecchia un po' il nostro periodo, no? Nel senso, noi per diversi anni siamo stati al centro dell'attenzione come contrada, abbiamo vinto, comunque abbiamo sempre ben figurato, poi per un periodo siamo un po' scomparsi, vuoi per errori nostri, vuoi per bravura degli altri, poi fondamentalmente è questo qui, è un po' quello che è successo a lui, cioè metà degli anni 2000 era un Fantino che a Buti era uno dei big, ha corso un sacco di finali, ha vinto. E poi vuoi per bravura degli altri o vuoi per errori suoi, insomma è uscito un po' fuori. Secondo me è un Fantino che è ancora valido, nel senso che Virginio Zede non lo scopro io, è un Fantino che insomma ha tanta esperienza qui, ha corso tanti pali in tutta Italia e secondo noi può dire tanto, e quello che ci ha spinto ancora di più è che comunque è un Fantino che è voglioso di ritornare a certi livelli. Oltre al fatto che comunque, visto che nei cavalli gli ultimi anni ci abbiamo capito poco, ci poteva dare una mano a cercare un soggetto che fosse un po' migliore di quelli degli ultimi anni, quantomeno più attinente, ecco. Senti, tanto non ci sente nessuno. Che gli vuoi dire a quello al capitano di San Rocco? Che gli voglio dire? Quando si è finito l'intervista si va a berbare, cosa vuoi che gli voglia dire? Senti, ma se lo porti a casa, la prima cosa che gli fai è... Ma chi? A lui? Sì, la prima volta si porta a passo al palio, che gli fai? Con quanto ti ha fatto fatica? Ma senti, io sinceramente penso che una contrada deve prima festeggiare a casa sua, prima che andare a festeggiare a casa degli altri. Ma un po', vedi un po' più qua, ma un po' di sana vendetta dentro il sangue ce l'avrai, per quello spumante stappato lì. Ma non lo so, sinceramente ora non ci ho ancora pensato. No, non ci ho ancora pensato.
No, nel senso, non ci ho pensato perché non lo so come reagirò. Cioè, io penso che sia una cosa che viene distinto, no? Comportarsi in una certa maniera dopo che si è vinto. Cioè, ora se mi dici cosa farai se vinci, nei suoi confronti, boh, che devo dire? Che ti devo dire, Eddie? Non lo so. Lui, metto spumante in fresco. Lui sinceramente, come capo contrada, si è sempre comportato da signore. Questo va detto. Bocca al lupo, grazie. Crepi. Oh, vieni, Eddie. Vieni, Lulu. Beati gli ultimi che saranno i primi, eccolo là. E di Leone. Ma poi saprà. Parlavamo Alessandro Lepolini, se no non abbiamo detto nemmeno il nome. È Buccito, ma te l'aspetti, ti fa qualche scherzo se lo porta a casa? Ci sta tutto, insomma, fa parte del gioco, come diceva Alessandro. Ma te rubavo in casa perché ti prendono la stessa scuderia a prendere i cavalli. Sì, rubato no, perché la scelta nostra era un'altra, però obiettivamente sono a scuderia con noi, non ci piove su questo. Sì, vabbè, tanto vediamo la professionalità di Massimiliano Anduzzi. No, non si discute, sicuramente presenterà due cavalli da corsa. Hai vissuto alla grande questi due anni sotto un profilo pariesco? Sì, sono divertito, ci siamo divertiti, mi sono levato delle belle soddisfazioni e non bisogna mai pensare che sia facile, perché non è, e ci godiamo il momento e si prende quello che viene. T'hanno rubato fra virgolette? Vabbè, io devo dire che te l'hanno rubato, scusa, era tu coccolo, gli vuoi bene un figliolo, momenti, te l'ho visto io. Io ho delle foto che quasi che me lo baciavo, te lo baciavi. No, Gavino gli voglio bene davvero, ci siamo divertiti tanto insieme e non si cancella, ha fatto una scelta che secondo me è valida, ha altri colori, però insomma, quando si corre. Poi Monti, però adesso Gavino è... Poi si è andato a montare un treo di Fantino lì. No. Si è fatto, insomma. Treo, voglio dire, uno dei meglio Fantini d'Italia, voglio dire, cerchiamo di capire. Stavo parlando, insomma, ha vinto Robetta. No, regolari, anche. Siamo contenti. Siamo contenti, ma al di là delle doti tecniche si è dimostrato una bella persona, si è lavorato bene e sono contento di Silvano. Ribelle. Cavallo dell'anno è Ribelle. Sì, dell'anno in tutta Italia, però a Buti gli manca ancora quel qualcosa e non è semplice, vediamo se riuscirà a dimostrarlo. Più te l'hai scelto o più il Fantino? Ma diciamo che è stata una cosa che è venuta in sinergia, perché poteva essere la monta naturale per Ribelle, poteva essere veramente Silvano. Abbiamo avuto fortuna a riuscire a metterli insieme. Capitano, da quanto sei? Questo è l'ottavo palio, questo che si corre domenica. L'ottavo palio, hai fatto cappotto. Ho fatto cappotto e ho vinto nel 2013 al primo anno da capitano, dopo 22 anni. Qual è la cosa che ti piace di più di fare capontra? Mi piace quando si va in giro alle scuderie, si va a cercare cavalli, è quello l'essenza ovviamente riferita alla corsa, e poi tutti i momenti della contrada, le sagre, le feste, insomma, le amicizie che ti crei in contrada e che vivi tutti i giorni. Definisci Silvano Muras? Definirlo... due aggettivi. Professionale, però anche a livello personale, diciamo, una bella persona. Grazie, bocca al lupo. Grazie. Aspetta, perché... Avete cosa ho preso, ha detto? Sì, io lo metto, stasera lo metto in frigo. Lo sai, io sono sicuro che ti fa vittima. Sì, devo staccare il citofono. E fa, ovviamente ha detto, però io credo che ti fa nero. Fa bene, fa il suo. Grazie. Ieri parlavamo di Troiano di Fantino, eccolo qua. Silvano, un Troiano di Fantino, lui ha vinto il palio o no? Hai un tubo, eh? Ciao Silvano. Ciao. Allora, sei ripartito quest'anno, l'anno scorso con Asti, poi dopo ti sei ritrovato anche a Legnano, sei rientrato nel giro del palio. Sì, piano piano ci siamo rimessi un po' in gioco, ecco. Ribelle. Ribelle
è uno dei migliori mezzosangue che c'è in circolazione. Sicuramente Butti non è l'ippodromo, bisognerà vedere quanto è venuto avanti e quanto si adatterà al palio di Butti. Senti, per venire a montare ti ha dovuto convincere o non c'è stato bisogno? Ma no, non c'è stato bisogno. Comunque è una situazione che mi piaceva, è una situazione in cui penso che qualsiasi fantino ci si voglia trovare dentro. Quindi per rientrare era la situazione migliore. Te quanti pagine di corso più abbuti? Mi sa che sono 5, con questo 6. 20? 1. Qual è per te la caratteristica di questa pista? Che ci vuole? La prima cosa che ci vuole? Il cavallo. Quello per forza. No, è un palio a sé, è un palio strano che non tutti i cavalli ci si adattano. Sicuramente partire, se non primo, massimo secondo, fa tanto. Se parti già terzo comincia a essere più un problema. Puro sangue e mezzo sangue? Sì, l'ultima volta forse fuori puro sangue. Io sono per il puro sangue, io sì. Sì, rimango fedele al puro sangue, anche se comunque ci stiamo divertendo e tutto va benissimo anche con i mezzi, però io rimango fedele ai puri. Sì. Ma che fai, levi anche la sella ora? Sì, dopo Butti comincia a levare la sella e poi si vedrà. Lasci le regolari un'altra volta? No, non lascio le regolari, sicuramente continuerò con le regolari, ma avrò degli appuntamenti durante l'anno senza sella. Ah, già c'ha appuntamenti? Sì. Zitto, è l'uomo campa. L'uomo campa, io. Vabbè, allora niente, allora occhio perché questo ha levato la sella. Sì. Iniziamo con Legnano e poi si andrà avanti. Benissimo. In bocca al lupo, anche a te. Grazie. Allora, abbiamo finito, ma voglio finire col presidente. Presidente, chiudiamo questa chiacchierata. Sì. Che gli è parte di questa gente? Sì, intanto mi ha fatto piacere che tu l'abbia organizzata e ti ringrazio per questo. Sì, c'è un po' di tatticismo, si sente, no? Anche, come è giusto che sia, però insomma io so che sono tutti abbastanza convinti delle scelte che hanno fatto. Noi da parte nostra, ripeto, ci dobbiamo mettere del nostro fino a domenica alle 2 che comincia, poi dopo diventa un discorso legato a tutti, a loro, a noi, alle forze dell'ordine, perché poi bene o male l'obiettivo principale è che vada tutto bene e che non succeda nulla. Io vi ringrazio e vi dico già da ora, domani alle un quarto alle 5 siamo convocati in sala comunale dove in qualche modo ci sarà l'ultimo, ci sarà il mossiere, ci sarà... Il mossiere non si può dire fino a domani? No, non si può dire, il mossiere non si può dire. Comunque penso che sia all'altezza di loro. Sì, eh? Sì. Vabbè. Vediamo, vada tutto bene. Allora, di nuovo, complimenti. E aspettiamo, incrociamo le dita e tutto, proprio tutto bene. Diciamo... Cavalli splendidi, i veterinari hanno trovato bellissimi. Bene, Brontolo vi saluta. Vi lascia ai programmi di Canale 3 e alla prossima!